Ciao a tutti, sono Nicolò Sale, sono il CEO di Babaiola e oggi mi trovo in vacanza. Tutte le persone vogliono andare in vacanza, ma per la comunità LGBT è un po' diverso. Nella scorsa stagione turistica, in Italia c'è stato un caso di omofobia ogni 3 giorni, il che significa che è diverso per alcune persone viaggiare. Devono stare attenti nei quartieri dove andare e negli hotel e comunque devono organizzare bene la vacanza. Per questo e per altri motivi abbiamo fondato Babaiola, la prima community dei viaggiatori LGBT in Italia e presto anche in Europa. Su Babaiola i nostri utenti possono trovare informazioni su voli, hotel gay friendly, i quartieri, eventi gay, gay friendly e soprattutto possono interagire con oltre 20.000 persone iscritte alla piattaforma. Abbiamo lanciato il nostro servizio a ottobre 2016 e siamo cresciuti mese dopo mese del 20% fino a raggiungere, come detto, i 20.000 utenti. Inoltre, negli ultimi 12 mesi abbiamo vinto il premio Smaud Innovazione nel comparto turistico per l'ultimo accordo che abbiamo siglato con Alpitour. E soprattutto siamo stati eletti tra le 100 migliori startup all'ultimo Open Summit. Nel prossimo futuro contiamo di raggiungere 400.000 iscritti con le nostre strategie di user acquisition che sono state testate negli ultimi mesi. Rilasceremo l'app per aumentare i servizi offerti alla nostra community, dandogli quindi la possibilità di vedere in real time gli eventi e anche le persone che si trovano nei dintorni e organizzare una serata diversa in vacanza. Ma dietro il progetto di Babaiola c'è un team qualificato con anni di esperienza nel settore, sia di sviluppo che di marketing. Infatti Enrico Garia, il nostro responsabile dello sviluppo software, è un programmatore da oltre 15 anni e ha programmato sia in programmi back-end sia in ambienti embedded. Federica Saba, invece, è la nostra responsabile del settore marketing. Si occupa di acquisizione utenti e dell'engagement della community. E grazie alle sue performance siamo in grado di fare una pianificazione precisa e puntuale di quello che sarà lo sviluppo di Babaiola da qui ai prossimi anni. Collabora inoltre con noi Nicolò Piccioni, già direttore marketing Village, che è il più grande evento gay in Italia e forse anche in Europa, e Alessandro Cavallo, che è il nostro advisor, nonché nostro mentor, con già 2 exit alle spalle nel settore marketing. Il nostro modello di business si basa da un lato sull'affiliation, ovvero rindirizziamo gli utenti sulle offerte di volo e hotel, e ogni volta che questo utente viene rindirizzato, i nostri partner ci corrispondono una cifra in denaro. L'altra è la business intelligence, infatti forniamo trend di mercato a grossi operatori turistici, in modo che possano fare una pianificazione e creare dei pacchetti ad hoc per la comunità LGBT. Lavoriamo ogni giorno per offrire un ottimo servizio ai nostri utenti, per permettergli di viaggiare, come in questo posto o come in molti altri, e permettergli quindi di esplorare il mondo in tutta sicurezza. È per questo che abbiamo fatto Babaiola.